Era il lontano 2012, quando ero alla ricerca di un M4 RIS CQB. Iniziai a vedere qualche recensione e trovai questa. La recensione era fatta davvero molto bene, tutti i particolari erano stati visti ed esaminati. Grazie a quella recensione capii che stavo per fare un brutto acquisto. Incuriosito dal modo in cui recensivano questi ragazzi, andai a visitare il loro canale. Quella dell'M4 RIS CQB era solo la prima di una lunga serie di video che inizieranno a fare questi due ragazzi. Andai subito a vedere il video confronto dell'M4 RIS CQB in metallo e quello in tecnopolimero, quello delle mimetiche, quello degli equipaggiamenti, i bloopers, i red dot, i guanti, i setup di reactor, gli elmetti, gli sniper, le radio, le prime pistole a gas, i primi acquisti importanti e i primi acquisti in reactor. Dalle riprese fatte con bassa qualità audio e video, si passa finalmente alle riprese in HD. Da qui il canale inizia ad avere successo e in poco tempo, con 4 video, iniziamo ad arrivare ai 200 iscritti. Anche la pagina Facebook è curata nei minimi dettagli, esprimendo ogni pensiero ed ogni novità sul canale. Ma qualcosa si è fermato. Che fine avete fatto? Non avete niente, nemmeno ad un criminal come a un Tactical Tacco, come a Kicker Soft. Non avete niente nemmeno a questi, ma anche come a Soltier Mezzocorona o altri. Perché avete fatto la stessa fine di Spazio Army Soft Air? Avete un canale di adesso 500 e passa iscritti. Perché fermarvi proprio adesso? Avete portato un progetto avanti e lo dovete portare, altrimenti, come vi ho detto su Facebook, vengo a cercarvi. Detto questo, spero che questo video vi abbia dato la forza e la carica di continuare di andare avanti. Beh, evviva i Xenogunners! Tornate! Pax e X, mi raccomando, tornate a fare video. Ciao a tutti!